Essere nominato presidente dell'Inter credo che sia veramente una grande emozione per uno che ha passato così tutta la vita con questi colori, da quando arrivai nel 58 a fare il provino davanti a Peppino Meazza, beh, poi con le vittorie degli anni 60, 70, arrivare fino a questi giorni, insomma, credo che sia il massimo quello di essere presidente dell'Inter. L'Inter è sempre stata una parte importantissima della vita di Giacinto, tranne per brevissimi periodi, ovviamente quel breve periodo all'Atalanta, piuttosto che periodo a cavallo tra qualche presidenza. Però insomma, lui c'è sempre stato ed è sempre stato in prima linea, cioè non aveva un ruolo di comodo. Questo come ha influito in qualche modo rispetto al rapporto con voi? Cioè si portava a casa ogni tanto qualche patema, qualche riflessione, qualche mugugno, Ma oppure staccava la spina. per lui l'Inter era tutto, era la vita, per lui l'Inter era la famiglia, però quando tornava a casa più delle volte cercava di staccare la spina e dedicarsi comunque alla famiglia, perché comunque stava impegnato veramente tante ore della giornata con l'Inter, quindi arrivava a casa e staccava, anche se poi dopo per noi che lo conoscevamo, soprattutto in alcuni momenti, vedevamo che non era comunque così tranquillo come capita spesso Come ai accendevi il tifosi telegiornale sportivo e trovavi interisti. Non lì con quel coso. era, non era, diciamo che ha passato parecchie notti in bianco per l'Inter. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.